se prendiamo una caterva di gol, sono tutti di 4 attaccanti. Cioè sostanzialmente di più. Perché ogni singolo movimento sbagliato di chiunque può far prendere il gol. Perché noi siamo i gialli in difesa, posizione classica del rombo. È questa, ok. Qua con le X ho segnato 5 posizioni della palla, diciamo classiche, dove adesso ho messo i palloni, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Come si deve muovere il rombo in questo caso qua? Sulla posizione della palla sto parlando, non indipendentemente da dove stanno gli uomini. Questa è la posizione della palla, questa è la porta in cui difendiamo, ok? Allora, palla centrale, attacca il pivot, il rombo si chiude così. Perché? Vi ho spiegato. La difesa zona pura è, dalla palla partono due diagonali, immaginarie. Ok? Una sul primo palo, una sul secondo palo. Il rombo deve chiudere la visuale fra palla e porta. Se la palla è qua, nel movimento da una posizione all'altra, la palla la deve attaccare, regola numero 2, la deve attaccare l'uomo più vicino alla palla. In questo caso, questo esterno qua attacca la palla, il rombo ruota, ok? Gli opposti saranno sempre pivot, centrale, laterale e laterale. Le due diagonali che vanno verso la porta, in questo caso, sono questa e questa, giusto? Sì, sì. E nella